Rassegna stampa di oggi, 30 luglio 2018, cari amici, questa è la seconda edizione. Vi ricordo che è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. Daisy Osaque, ferita azzurra di atletica, colpita da un uovo lanciato da un'auto. Presa a bersaglio perché sono di colore, ha detto. La primatista italiana Under 23 nel lancio del disco è stata aggredita questa notte mentre rientrava a casa a Moncalieri. I carabinieri hanno detto che attraversava la strada da sola. L'auto, un Fiat Doblò, era già stata segnalata nei giorni scorsi in città. Il PD dice Salvini riferisca in Parlamento, Renzi dice schifosi razzisti e Civati dice il ministro dell'Interno vuole un'Italia modello Alabama. Movimento 5 Stelle dice atto indegno che condanniamo con fermezza. Ci mancherebbe pure che non condannaste con fermezza, signori amici del Movimento 5 Stelle. Però fatevi anche una domanda. Tutto questo battage pubblicitario che stanno facendo, soprattutto sta facendo l'onorevole Salvini, sta facendo la Lega e tutti i populisti, cosa porta, cosa porterà? Ponetevi la domanda. Daisy Osaque dice il racconto dell'atleta, diceva volevano colpire la ragazza di colore, risultato di parole d'odio verso i migranti. L'hanno fatto apposta, non volevano colpire me come Daisy, volevano colpire me come ragazza di colore. Parla così Daisy Osaque, l'atleta italiana di origini nigeriane, aggredita nella notte a Moncalieri, che all'uscita dell'ospedale oftalmico di Torino con la benda sull'occhio ferito. Ilva, ecco il piano di Arcelor, copertura parchi più veloce, meno CO2 e valutiamo uso del gas. Di Maio dice non basta. Presentato a 62 delegazioni, il nuovo addendum di 42 pagine che il fattoquotidiano.it può anticipare integralmente. Previsti diversi anticipi rispetto al piano ambientale, l'impegno a valutare fonti alternative al carbone se gli stabilimenti supereranno le 8 milioni di tonnellate di acciaio prodotte. PeaceLink dice che è un bluff, il ministro dice ora incontro con i sindacati e Palombella della UIM ha detto concentrarsi sul lavoro. 'Ndrangheta ha scoperto una nuova locale nel Crotonese, 11 gli arresti, il presunto boss si faceva chiamare Santo Patrono. L'indagine è partita proprio dopo un omicidio avvenuto il 31 maggio del 2014 in un agguato nelle campagne di Rocca Bernarda. Agli indagati, a vario titolo, sono contestati l'associazione di tipo mafioso, l'omicidio, il tentato omicidio, detenzione e porto illegale di armi, ricettazione, danneggiamenti, furti, uccisioni di animali, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e abuso d'ufficio. Insomma, tutti i reati sono aggravati dal metodo mafioso. Ferrovie dello Stato, Toninelli annuncia le nomine, Battisti è amministratore delegato e Castelli presidente, scelti due manager interni. Il ministro delle Infrastrutture dà l'annuncio su Facebook alla faccia di chi ci accusava di voler occupare delle poltrone. Ai primi due gradini abbiamo messo due eccellenti manager interni dell'azienda. Confermato l'obiettivo di potenziare i treni, in primis per dare sicurezza e comfort ai pendolari. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.